Ciao a tutti ragazzi e bentornati a questa nuova recensione, a questo nuovo appuntamento nella sezione Custom. Come vedete anche oggi parliamo di Batman e di questa mia custom realizzata su questa versione di Batman della Mattel, che se vi ricordate bene giorni fa, credo nell'ultimo video acquisti, vi feci vedere appunto questo Batman acquistato in un negozio di giocattoli. Questo è il Batman della Mattel, alto 12 pollici. Eccolo qui come si presentava all'inizio. Infatti oggi, oltre a farvi vedere la custom realizzata, facciamo anche una recensione sull'action figure che appunto non feci. Comunque, si presentava in questo modo. Questa tra l'altro è anche una foto abbastanza fatta bene, perché chi ce l'ha sa che ha dei colori molto ma molto più piatti, e quindi appunto stiamo parlando di un giocattolo. Comunque ragazzi, vi faccio subito vedere che tipo di lavoro ho eseguito su questa action figure, a partire dal suo accessorio totalmente inventato da me. Ecco qui la lancia che mi sono inventato per il nostro Batman Armored. Questa l'ho realizzata con il vecchio bastone di Leonardo delle Tartarughe Ninja. Non so se vi ricordate, tempo fa vi feci vedere la custom su Leonardo. Questa era la sua lancia, diciamo, che portava con sé, molto più lunga. L'ho tagliata un pochino, l'ho reincollata, l'ho dipinta. E la punta di criptonite l'ho realizzata, ve la faccio vedere da vicino, se ce la metto a fuoco, ok. L'ho realizzata con uno stick della colla a caldo. Avete presente gli stick della colla a caldo trasparenti? Ne ho tagliato un pezzo, poi con il taglierino sono andato a scolpirlo, diciamo così, per renderlo spigoloso, vedete. Poi con due tonalità di verde, una più chiara e una più scuro, sono andato a colorarlo e farci qualche sfumatura, per poi concludere con la bomboletta del trasparente per creargli questo effetto trasparente, appunto, molto lucido, vedete? Eccolo qui. Almeno il nostro Batman ha anche un accessorio che quando era nella sua forma originale non aveva. E dunque passiamo a vedere lui da vicino. Eccolo qui ragazzi, il lavoro che ho fatto su questa action figure è lo stesso lavoro che ho fatto sul Batman della Jax Pacific, alto 50 cm, seguendo appunto i consigli di Chris Cosplay, che ho già nominato diverse volte, e quindi ho usato la sua stessa tecnica. Qui si parte come sempre con il famoso lucido da scarpe nero, per poi andare a sfumare con il colore argento per creare più punti luce e quindi rendere questo effetto più metallico che sia possibile. Ecco qua, io spero di esserci riuscito. Gli occhi anche li ho dovuti ridipingere, perché di bianco ce n'era veramente poco, e invece sono dovuto andare a riempire proprio tutta la totalità qui dell'occhio. Ho sporcato un po' la bocca, come vedete, cercando di creare un po' l'effetto barba. Qui la testa l'ho tolta dal perno, cioè questo non è che è rotto, questo volendo possiamo anche reinserirlo, però l'articolazione che dopo ci rimane è quella semplicemente a destra e a sinistra. Invece lasciandola così, soltanto poggiata, possiamo quantomeno farlo guardare anche un po' in basso, vedete? Fargli assumere delle pose un po' più naturali alla testa, farlo guardare anche un pelino in alto e in basso. Qui adesso vi faccio vedere un po' tutto il lavoro eseguito su tutto il corpo. Eccolo qua, tutte le varie parti sfumate, ricolorate, come il cinturone, qui questi fendenti dietro l'avambracci. Anche dietro non l'ho lasciato privo di colore, come era quando era originale, che davanti avevano fatto, diciamo, già un po' più di sforzo nella colorazione, mentre dietro era proprio di un piatto assurdo. Invece
sono andato a colorarlo anche dietro. Questo è il mantello che ho rifatto e devo dire che la scelta della stoffa non è stata molto semplice perché se vi ricordate bene il film, il mantello di questa versione di Batman ha una trama, una texture che non è tanto facile da trovare. Ho fatto diverse ricerche anche per quanto riguarda case che hanno prodotto questa figure, dalla Hot Toys alla DC Collectible, alla Square Enix, e ognuna di loro ha scelto un tessuto diverso per realizzare il mantello, ma nessuno di loro si è avvicinato a quello che poi alla fine è quello che vediamo sul film. Non so se io ci sono riuscito, non credo, perché anche questo qui non ha la trama vera e propria che vediamo nel film. Comunque, ho cercato di trovare questo tessuto che è di una stoffa molto più pesante, un misto lana, l'esattezza si chiama tweed. Questo me l'ha consigliato mia suocera che fa la sarta. Gli ho fatto vedere qualche immagine e mi ha detto che il tessuto che più si avvicinava all'intento era appunto chiamato tweed, dove appunto è un incrocio tra una lana e un altro tessuto che adesso non ricordo neanche come si chiama. E dove appunto oltre al nero ci sono queste micro texture, diciamo sul grigio. Beh, adesso non so neanche se si riescono a vedere. Eccole qua, vedete, sì. E quindi non lo so, spero di essermi avvicinato quantomeno a quello del film. Poi un'altra modifica che ho dovuto fare a questa figura, ragazzi, nel frattempo gli ho tolto la testa perché lo dobbiamo capovolgere, è qui sotto ai piedi, perché questa era una figura che non riusciva a tenersi dritta in piedi, cioè quantomeno dovevamo tenerla per forza con le gambe unite, perché sennò non si teneva. Questo perché il problema era il tallone che evidentemente è stata scolpita male geometricamente, dico il piede, la pianta del piede, quindi non c'era abbastanza tallone per far poggiare appunto la figura e mantenerla stabile, quindi ho dovuto tagliare uno degli ultimi tacchetti qui della scarpa, vedete? Applicarci sotto due piastrine in metallo per creare un po' di spessore e poi riattaccare sopra il tacchetto. A questo punto, toccando prima lui, di questa pianta qui, riesce quantomeno a farlo stare un po' più spostato in avanti e quindi non farlo ribaltare indietro. La stessa cosa l'ho fatta anche di qua. Quindi adesso diciamo che riesce quantomeno a stare anche con le gambe un po' divaricate, che prima non c'era proprio verso di farcelo stare. Eccolo qua. E quindi ragazzi, non lo so, fatemi un po' sapere cosa ne pensate. Questo è l'ultimo lavoretto che ho portato a termine su questa action figure di Batman. Io velocemente vi faccio anche una recensione su quella che era la figura appunto della Mattel, perché come ripeto non l'avevamo vista, la stiamo vedendo soltanto adesso che l'ho customizzata, quindi quello che devo mostrarvi in più sono soltanto le articolazioni. Come dicevo, la testa è fissata su questo perno, quindi ruota a destra e a sinistra, invece così è un po' più libera di muoversi, e le braccia si alzano fin qui di circa 75 gradi, ruotano di 360, non c'è la rotazione al bicipite, c'è questa articolazione al gomito che piega quasi di 90 gradi, abbiamo la mano sul perno libera di ruotare, c'è la rotazione qui alla vita, le gambe si alzano lateralmente di circa quasi 90 gradi, frontalmente è la stessa cosa. Poi c'è l'articolazione qui al ginocchio che piega di 90 gradi e il piede non ha nessun movimento, il resto è tutto fisso, quindi poche articolazioni, ma che quantomeno qualche piccola posa, diciamo, dinamica ce la riescono a far fare. Comunque, eccolo qua. Bene, amici,
Fatemi sapere cosa ne pensate con un commento. Se la recensione vi è piaciuta, lasciate il solito pollicione in su. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. E io con questo, ragazzi, vi saluto e vi rimando alla prossima. Ciao a tutti da Emiliano e da Batman.